Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi video dedicato alle novità editoriali. I libri in uscita a febbraio erano tantissimi, quindi ne ho selezionato solo alcuni e sono alcuni dei libri che potremo andare ad acquistare, che potremo leggere nel mese di febbraio. Io ovviamente qui ho il mio foglietto, altrimenti non me li ricordo. Il primo libro si intitola Questo ero io, edito da Mondadori, scritto da Curtis Dawkins, spero si pronunci così. È la storia di un uomo che dopo una serata di follie in cui si ritrova ad aver vissuto senza limiti quella serata, avendo provato delle droghe, essendosi trovato in situazioni pericolose, uccide un uomo e quindi si ritrova in carcere con l'accusa di omicidio e con una condanna appunto all'ergastolo. E solo in questa cella si rende conto di come la sua situazione sia ovviamente comune a quella di tanti altri, pur non essendo, non sentendo niente in comune con tutte le altre persone che sono all'interno di quel carcere. Quindi è la storia di quest'uomo che racconta, le sue sensazioni, le sue emozioni e la storia di altri uomini che come lui hanno commesso degli sbagli e stanno pagando per questi sbagli. E dalla descrizione che ho letto sembra essere un libro veramente molto introspettivo, molto profondo. Sicuramente è un libro molto bello, tuttavia non credo sia il mio genere, quindi io non penso che leggerò questo genere di libro. Andiamo avanti, il prossimo libro si intitola L'amante silenzioso, scritto da Clara Sanchez, edito da Garzanti. È la storia di una donna che viene inviata dall'ambasciata spagnola in Africa. Tutti pensano che sia una giovane fotografa desiderosa di catturare quei paesaggi affascinanti, invece in realtà è lì perché vuole salvare un uomo che rischia di essere manipolato. Ma poi in realtà quando è lì scopre che questa manipolazione alla base ha un meccanismo che nasconde qualcosa di più e lei stessa rischia di ritrovarcisi in mezzo, di ritrovarsi nella rete di questa manipolazione. Un altro libro che potremmo leggere a febbraio si intitola L'intruso, è scritto da Tana French, edito da Einaudi. È un giallo. È la storia di una coppia di detective che sono impegnati in un'indagine di omicidio con un mistero che si infittisce sempre di più e che sembra addirittura coinvolgere i vertici della polizia stessa. Questo sicuramente è un romanzo classico giallo thriller che potrebbe essere molto avvincente. Un altro libro che mi ispira veramente tantissimo, anche se non è un giallo, non è un thriller, ma devo dire che mi ispira molto, si intitola Sorprendimi. È scritto da Sophie Kinsella, spero che sia giusta la pronuncia, edito da Mondadori. È la storia di una coppia molto unita, una coppia affiatata con due gemelle, vanno d'accordo, addirittura uno finisce la frase dell'altro perché c'è moltissima intesa. Vanno a fare una visita medica normale, di routine, un controllo e il medico gli comunica che sono talmente sani che hanno un'aspettativa di vita di altri 68 anni. E loro vanno letteralmente in crisi perché l'idea di stare altri 68 anni insieme li spaventa, non tanto perché non si amino, ma perché hanno paura che il loro rapporto possa spegnersi col tempo. E allora, per evitare questo, decidono di farsi quotidianamente delle piccole sorprese. Solo che poi la situazione sfugge loro di mano perché da queste sorprese poi nascono dei malintesi, vengono fuori delle verità non dette e si rendono conto che in realtà non ci si conosce mai così bene come si crede. È un libro sulla coppia, sul matrimonio e mi attira veramente tantissimo questa idea appunto delle sorprese quotidiane, di come da queste poi vengano fuori tutte queste cose invece più grosse. Quindi questo libro è probabile che io lo leggerò. Poi andiamo avanti, ce n'è un altro che si intitola Abbastanza, scritto da Sofia Viscardi, edito da Mondadori. Questa è una storia dedicata forse ad un pubblico più giovane perché è la storia di ragazzi adolescenti che all'inizio non sono amici, non si piacciono neanche troppo, l'unica cosa che hanno in comune è che tutti quell'anno dovranno fare l'esame di maturità.
Ma poi piano piano cominciano a nascere delle forti amicizie, anche addirittura una storia d'amore, quindi insomma la storia di un gruppo di ragazzi, di un'amicizia, di un amore e di una serie di avventure che loro comunque vivranno insieme stando nel gruppo. Questo è un libro, come dicevo, probabilmente rivolto ad un pubblico un po' più giovane, però mi sembrava comunque carino inserirlo perché io ho visto, notato, che il mio canale comincia ad essere seguito anche da persone un po' più giovani e quindi mi sembrava giusto mettere anche un libro che potesse andare in qualche modo a incuriosire, a stimolare anche ragazzi che hanno un'età comunque molto diversa dalla mia, molto più giovani di me, beati loro, perché insomma va detto questo, però insomma mi sembrava comunque un libro carino e l'ho inserito. Un altro libro che troveremo a febbraio in libreria è Uomini che restano, scritto da Sara Rattaro. Anche qui è la storia di un'amicizia. Sono due donne che si incontrano per caso, hanno in comune il fatto di dover affrontare delle situazioni molto difficili, anche se sono situazioni diverse, ma sono entrambe difficili. Hanno uomini che sono poco presenti, che comunque non le fanno sentire al centro dell'attenzione, quindi loro si sentono anche sole, si sentono un po' in questa fase di abbandono e scoppierà tra di loro questa grandissima amicizia. Un altro libro che troveremo in libreria si intitola Sentimi di Thea Ranno, edito da Frassinelli. Questa volta cambiamo completamente genere perché si tratta di un libro che ha delle sfumature paranormali, ma nonostante questo io credo che sia lo stesso profondo e introspettivo. È la storia di una scrittrice che torna nel suo paese natale in Sicilia e comincia a sentire le voci degli spiriti. Piano piano, ascoltando queste voci, si rende conto che si tratta di donne che le chiedono di scrivere, di raccontare la loro storia. Quindi credo che anche se ci sono queste sfumature un po' paranormali, sia un libro comunque abbastanza introspettivo e profondo. Un altro libro invece sempre sull'amicizia è Nient'altro al mondo, edito da Garzanti, scritto da Martinetti e Perugini. È la storia di due amiche che sono inseparabili fin dai tempi della scuola e si ritrovano a vivere nello stesso momento la stessa esperienza, ossia quella della gravidanza. Solo che il loro destino prende strade completamente opposte, perché mentre una continua con la sua gravidanza senza particolari problemi, l'altra invece perde il bambino. Quindi loro si ritroveranno a dover condividere gioie e dolori della gravidanza, perché nel caso appunto di una delle due c'è stata questa perdita, e quindi questa amicizia dovrà rafforzarsi ancora di più, perché dovranno lasciare spazio all'ascolto e alla tristezza di una e alla gioia e alle parole dell'altra. Quindi sicuramente è un libro che racconta un'amicizia profonda, che si ritrova a dover gestire una situazione molto molto delicata e difficile. Un altro libro è Davanti agli occhi, scritto da Roberto Emanuelli, edito da Rizzoli. È una storia d'amore. È un uomo che si sente intrappolato in un lavoro che non gli piace, vive delle giornate che lui considera tutte uguali, poi finalmente incontra una donna che lo colpisce, che lui vuole conquistare, però è una donna difficile da conquistare, quindi lui si dovrà mettere in gioco, dovrà affrontare delle piccole sfide tutte le volte, ma questo lo farà sentire di nuovo vivo e gli darà di nuovo quell'energia, quella forza per vivere le sue giornate in maniera molto più solare e molto più aperta. Un altro libro che troveremo a febbraio in libreria si intitola La sera a Roma, scritto da Enrico Vanzina, edito da Mondadori. Questo è un giallo, è la storia di un uomo che viene accusato di omicidio, quindi ci sono tutte queste indagini, c'è questa rete intricata di misteri, una verità che piano piano verrà a galla ed è un libro che viene descritto come ad altissima tensione. Nella recensione che ho letto veniva proprio specificato come questo libro sia in grado di creare un'altissima tensione anche al lettore più navigato. Quindi, se mantiene le promesse, direi che deve essere un libro abbastanza vincente che potremo valutare di leggere. Poi l'ultimo libro è Il cacciatore di orfani, edito da Mondadori, scritto da
un nome assolutamente impronunciabile. Voi sapete che io con le pronunce sono un disastro, ho dei gravissimi problemi di pronuncia, quindi vi scrivo qua sotto il nome dell'autore o dell'autrice, non ho neanche capito se un uomo o una donna. È comunque un thriller che viene descritto come molto avvincente. È la caccia di un serial killer che lascia degli indizi molto misteriosi, molto difficili da interpretare, e c'è una bambina coinvolta perché pare che sia l'unica in grado di dare una svolta a queste indagini e di dare un aiuto fondamentale, degli indizi fondamentali a una coppia di detective che è formata da appunto un detective, un commissario di polizia e una psicologa, che si ritrovano a lavorare insieme dopo essere stati insieme una notte. Quindi all'inizio, insomma, non lavorano tanto volentieri insieme, ma poi sembra che comunque riescano a svolgere egregiamente il loro lavoro. Questi erano i libri che io ho selezionato per questo mese di febbraio. Fatemi sapere nei commenti se ci sono altri libri che pensate di leggere a febbraio, se ce n'è qualcuno di questi che pensavate di comprare. Io vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.